Giulio Cicchetti e sono a Montevideo Esposito e produco farro. La mia azienda è nata nel 1995, da mio padre e mio nonno noi abbiamo sempre coltivato il farro, da sempre. Il farro è un cereale che si adatta bene in queste zone, è sempre stato coltivato in queste zone e noi l'abbiamo riscoperto, perché prima veniva usato per gli animali, adesso si usa per uso umano. Il nostro farro è riconosciuto come farro DOP, come prodotto unico e tradizionale di questa zona. Per me coltivare il farro è un orgoglio, perché prima di tutto ho ripreso la tradizione dei miei avi, cioè di mio padre, dei miei nonni che faceva questo lavoro. Poi è un prodotto unico che altri non hanno, perciò per noi è una grandissima soddisfazione portare avanti questo prodotto e questa cultura. Gloria Angelini dell'azienda agricola Dolci Giuseppina. Noi siamo una piccola azienda agricola a conduzione familiare e abbiamo appunto l'azienda e viviamo a Trivio, che è una piccola frazione di Monteleone di Spoleto. È qua che circa 20 anni fa i miei genitori iniziarono questa attività di coltivazione e produzione di legumi e cereali prettamente biologici. Per me fare questo lavoro significa innanzitutto continuare quello che è stato iniziato dai miei genitori ed è gratificante, perché appunto viviamo in un posto in piena montagna, esente da qualsiasi inquinamento climatico, e che allo stesso tempo appunto ci ha permesso di... è quello che un po' rientra nella denominazione di origine protetta del farro.